Bella ragazzi, benvenuti oggi in questo mio video. Oggi sono qui un attimo per questa, diciamo, piccola preview prima dell'intervista a mia nonna. Volevo dire comunque che ho un attimino impacciato perché non ho mai, diciamo, introdotto, fatto un video con un parente al di fuori, diciamo, di mia madre. Quindi ho un po' impacciato, quindi spero comunque che mi riusciate a capire. E comunque ragazzi, vi invito a lasciare un bel mi piace, anche se comunque l'intervista non è stata una delle più lunghe, anche perché mia nonna, se vedete, è un po' impacciata, cioè non ha mai fatto una roba del genere anche lei. Quindi comunque spero vi sia piaciuto, spero vi sia stata di vostro gradimento. In caso positivo, ragazzi, lasciate tantissimi mi piace, così almeno la farò all'alta nonna, quella che abita sopra di me. Io spero che comunque vi sia piaciuto veramente col cuore, ragazzi, perché sto cercando sempre di più di portarvi cose innovative e divertenti, al di fuori di Call of Duty che quest'anno purtroppo non mi piace, penso l'avete capito. Un saluto dal vostro Paz, ci sentiamo durante il video, bella! Perché sei furba? Perché mi nascondo le mie pecche. La tua panza? La mia panza, la mia bundera. Va bene, dai, tutto quello che vuoi che sporca qui. Perché fai niente, sulla piega. Ti sbrodoli. Faccio qui. Cioè, non c'hai cose. Cretino! Allora, aspetta, eh. 3, 2, 1. Bella ragazzi, qui parte oggi in questo mio nuovo video. Oggi sono qui, ma sono a casa di mia nonna per fare appunto l'intervista che avevo promesso. Ma sai che quel quadro in fondo sembra qualcos'altro visto da qua? Quello rosa. È un sogno in rosa. È un? Sogno in rosa. Sogno. No, sembrava qualcosa di. No, non è, sono le quelle palle, no. Vabbè. Va bene, spero che comunque vi possa piacere, ragazzi, questo video. Perché vi deve piacere, appunto e basta. Ho chiesto appunto sulla mia pagina Facebook se potevate fare appunto qualche domanda, adesso da qui ne starò diciamo 7 o 8, dipende dal tempo che abbiamo. Giusto, Anna? Come vuoi. Poi dopo lei faremo anche all'altra nonna, perché ne ho due per fortuna. Allora, vediamo, la prima domanda ce la fa Enrico Nastelli. Saluta la nonna. Ciao, dimmi. Cara nonna Paz, secondo lei si stava meglio quando si stava peggio, ovvero si stava meglio prima che ora? No, io sto bene anche adesso, non quando stavo peggio. Stai bene di panza adesso? Di panza parecchio. Giovanni Santarelli, che abita qua tra l'altro, abita a A Sesto, Sesto, sì, è un mio bene, amico. speriamo di incontrarci. Paz è un buon nipote per lei? Sì, ora sì, prima no. Perché? Perché eri terribile. Come ho da Non piccolo. ascoltavi mai. Come ho da piccolo, nonna? Da Bello. piccolo ero bello. Piccolo fino ai 4 anni, dopo un mostro. Perché cos'è che ho avuto? Eri un ciccione. È una palla. Allora, domanda interessante ce la fa Alessandro Mazzarella. Si è mai ubriacata lei? 15 anni Spiega. perché sostituivo uno zio in un bar. Io ero una nipote della zia e assaggia assaggia ci siamo ubriacate. Ah, proprio così? In che anni erano? Avevo 15 anni, pertanto 40 nel 56. Beh, nonna, spiega quanti anni hai? 7 e qualcun altro. Beh, come ti chiami di nome? Mio nome nessuno. Nessuno. Poi, Samuele Cappadoro ti domanda, cosa ha Sì. detto quando è nato Lorenzo? Che mostro. Perché? Perché quando nascono sono un po' tutti Cos'è che bruttini. avevo io? Il naso schisciato, vero? No, proprio sono, siete tutti mostriciottoli. Tu no. Anch'io. Ah, e adesso? Tutti. Adesso sono vecchia. Allora, poi, una domanda interessante ce l'ha fatta Tino, ti ricordi Tati, no? Tino, sì, Da caspita, Mario. certo amore. Qual è il suo piatto forte? Beh, per mio nipote sono i gnocchi, Mamma mia. però io ho il ragù, gli arrosti e poi altre cose, pesce,
ciò che mi chiedono io lo so fare. Adesso avete capito perché c'è la sua panza e anche la mia panza. Passiamo a un'altra domanda. Andrea Parecchini, spero si pronunca così, suo nipote l'ha mai fatto provare un videogame? No. Non ti ho mai fatto provare nessun gioco? No. È un nipote degenero. Ma se non prova, tu non sai manco giocare a Play 4. Non ha importanza, ma non hai mai neanche tentato. Al DS ci giochi? DS sì. Perché hai fatto entrare Tommy? Non avete finito? No. Dai. Dai, faccio colpirla in mezzo? Niente, anche colpirla fa parte della famiglia. Nuova domanda ce la fa Umberto Minarelli. Nonna Palaz, ripeta. Boom, headshot, beach. Boom, headshot, beach. non la so pronunciare, è la prima volta che mi dici. Boom. Headshot. Headshot. Beach. Beach. Va. Basta che me lo pronunci meglio, riesco anch'io. Basta che me lo pronunca meglio. Poi, la prossima domanda, e direi anche una delle ultime, ce la fa Andrea Lanzoni. Qual è stato il primo regalo che ha fatto a Palaz? Che cazzo mi avevi regalato? Parecchi. Non è vero, tipo l'iPad con cui stai registrando è suo. Cioè è mio, poi me l'hai regalato. Ne ho fatti troppi. Ma forse uno dei primi che mi ricordo cos'era? Tantissimi. Tanti. Tanti soldi. Parecchio. Poi, facciamo appunto l'ultima domanda, signori. Ce la fa Pier Fausto Work e poi si stoppa perché non vedo più il nome. Hai mai fatto sentire male ai tuoi nipoti per quanto mangiare gli hai dato? No, perché non voglio i nipoti ciccioni. È vero, io mangio abbastanza poco quando vengo da lei, infatti vedete che sono deperito. Io finisce qui, io comunque spero vi sia piaciuto questa intervista. Sono ancora in compagnia di Brufoli. Sì. Quindi niente, lasciate tanti mi piace ragazzi se vi può piacere. Poi passeremo all'alta nonna, che lei cucina tanto invece. E sì. Un salutone da Palaz e da nonna. Ciao.